Bellissimo indossare qualsiasi età, benvenuto il mio nuovo appuntamento, 4 chiacchiere col taco più spesa. Vedete, oggi è anche oggi c'è il taco in versione natalizia, perché siamo ancora sotto le festività natalizie. E dopo del 6 gennaio, che è l'Epifania, che tutte le feste porta via, è finito. Siamo ancora vivi durante queste festività. Diciamo che so, o io ho altri casi che la bilancia riesce a stare al mio peso, quindi nonostante le mangiate che stiamo facendo riesco a controllarmi e la mia bilancia non sta piangendo, meno male. Bene, spero che voi Natale sia passato bene come è passato bene il mio, come si può dire, è tutto ok da parte mia. E niente, e ho iniziato già a lavorare perché c'erano 3 giorni lavorativi, ho fatto il primo turno, è andato tutto tranquillo e basta, insomma, adesso dal 2 partiamo col secondo e si inizia, insomma, praticamente l'anno nuovo, quindi anche a oggi vi faccio i miei migliori auguri di buon anno, io e da parte di Luisa, che sta smanettando nel computer come sempre, lei ha il suo da fare anche lei, insomma. Ecco, di spesa ne ho fatta pochissima stavolta perché abbiamo il freezer ancora pieno di mangiare avanzato per Natale. Io cosa ho fatto? Le ho diviso per 2 porzioni, quindi siamo a posto, basta che le ho messo sotto vuoto, quando ne ho bisogno tiro fuori, si scongela e mangiamo. E ovviamente il bimbi ha fatto il suo dovere, l'abbiamo usato parecchio, quindi è una spesa fatta bene. Devo dire che il sorbetto al limone è venuto fuori una cannonata, perché è buonissimo, non me l'aspettavo, così come quelli che date al ristorante, così, insomma. Ma questo l'ho fatto io col limone vero, non c'è nessuna polverina, quindi ottimo anche quello. Ecco, io ho intenzione, per l'ultimo anno me la sono inventata ieri mentre che venivo a casa da lavoro. Cosa facciamo di bello ora? Siccome che c'è l'iniziativa del comune di Brescia di lasciare i musei aperti gratuiti, quindi sarò pigia, come si dice qua, ho le zampine da tirano l'est, ne approfittiamo per vedere i musei a Brescia, che non ne abbiamo visti, quindi Come si dice qui, già. pigia. Ah, ok, fa anche te i saluti, dai, buon anno, dai. Ok, Buon anno a tutti! E anche lui vuole farlo! non si tira proprio Natale le cose, dai, non iniziamo. Ma dai, favore Dopo tu! Gian Maria gode troppo, poverino. Ma Gian Maria è più felice se ti lancio un bavo, veramente. Anzi, ecco, avete sentito, è arrivato a voodoo. Allora, no, non lanciare cose pesanti. Va bene, è arrivato anche Balbo, anche lui gli fa gli auguri di buon anno, ecco. Sì, perché volevamo fare il video, ma dopo, tra Sì, Natale, siamo sono stati stati incasinati, tutti. una cosa incredibile, perché per fare il pranzo di Natale 2 giorni di Sono 3 giorni cucina, di... perché abbiamo iniziato sabato, domenica Sì. e lunedì Che mattina. dopo alla fine le persone che erano invitate hanno mangiato un terzo, ma neanche, quindi ci è avanzata una maregua. Quindi il prossimo anno saremo più ridotti nel mangiare. Ok, allora cos'è l'intenzione di fare per domenica? Cioè quel giorno, o questo stesso giorno che verrà fuori il video? Ho detto che, no, non ho detto che oggi è sabato, no, non ho detto, vedete che mi sono andato via. Oggi è sabato, 30 dicembre, ok, ecco, questo non l'avevo detto. Beh, ho intenzione di fare, come ha detto il comune, di visitare i musei, quindi andremo al castello di Brescia, che è bellissimo ragazzi, da là si vede un panorama di tutta Brescia, perché è proprio sopra una collina. Visitato se venite a Brescia, perché è bellissimo, c'è il Museo delle Armi, che non sono mai andato a vedere, nonostante 3 volte sono andato al museo, cioè al castello, e quindi andremo a vedere quello che è un museo pieno di armi, quindi credo che faremo anche un video se riusciamo a farlo, vediamo, perché sempre, sa, beh, nei musei si può fare foto adesso con la nuova legge. Poi andremo al Capitolino,
il film teatro romano, che sono ruderi romani, che infatti Brescia nel nome antico latino era Briscia, giusto? Briscia, e con la X Briscia. E quindi sì, andremo a vedere questi qua, poi anche Santa Giulia hai detto, anche Santa Giulia che è tutto di zona. Dopodiché, finito, se ne avanzerà il tempo, andremo a fare una passeggiata in centro a Per Brescia. comprare il regalo di fine anno. Non ti sembra aver ricevuto anche troppi regali, anche belli? Vabbè, sai che soffro di mal di cuore se mi fai queste cose qua, più voi ci resto secco, eh? Cosa ho fatto a Esodio? Possiamo andare da Zoe e fare il primo Eh sì, dell'anno. come Perché non facciamo una gita a Rivoli? no? No, la mamma di Clela, lasci stare per piacere. Te, Guarda, quell'altro fuori, Rivoli è una zona bellissima da visitare, possiamo C'è fare solo quello, il tutta negozio di... ma tutta Italia, possiamo organizzarci là di fuori? Vabbè, lasciamo perdere. No, perché Esodio, come vi ha detto Luisa, siamo passati avanti a queste macchinette da cucire, adesso il nome non lo so, quindi non mi dico... Stitch, Happy. Stitch Happy, sai che io che in inglese e italiano faccio schifo. È là che gli faceva la lacrimuccia, ho detto ma sì, compriamo dopo con tutti quello che ne viene, alla fine mi è venuto il crepa a cuore, pazienza. Eh sì, come no. E niente, allora andremo a fare un giro del centro di Brescia. Vuoi che ti lanci il No, draghetto? il draghetto no, dai Luisa, sennò qua diventa un video violento per i bambini, dai, che cerchiamo di Un fare una draghetto cosa. simpatico, piace a tutti, eh? Sì, il draghetto lascialo stare, dai. Tanto non ti vuole mica. Mi fai perdere il discorso. Eh sì, niente, andiamo a fare un giro di centro, poi andremo a mangiare una pizza perché abbiamo già prenotato. Una pizza per così, per Io ho fare una cosa. prenotato. Tu hai prenotato. Però quando faccio le cose io, noi, noi, noi. Quando fai te, è vero. Ok, posso Ecco. dividere le cose. Sì. E alla fine, quando abbiamo finito, andiamo dai suoceri, la mamma e papà di Luisa, andiamo a fare l'ultimo anno lì, di Io nuovo alla fine festeggio. dei rapimenti con dispetti. Rapimenti o dispetti perché sua sorella non sarà a casa, credo, quindi lei farà i rapimenti, sospetti tutti sui bambini che ha viventi, stavolta i bambini viventi non sono pupazzi. Non ti fare equivocare, sono gatti. Sono gatti, No, vabbè. magari pensano. No, io cercavo volevo fare anch'io festeggiare con un bel raso da casa tua. Io mi faccio riprendere da mia mamma. Se me la asa poi metto sulla la suocera, la faccio partire così col nuovo anno parte le E se cose. pensate che non glielo dice mia mamma, vi state sbagliando, perché glielo dico Sì, tutte le volte, mia mamma li condena non tutti. dicono che bisogna buttare fuori le cose vecchie, no? Allora con l'asa faccio due cose, faccio esplodere la suocera più. Vabbè, lasciamo E poi ti perdere. picchierà. Mi picchierà, pazienza. Tanto sono abituato, insomma. No, ho visto che avevi lanciato qualcosa, visto che hai fatto così, ho detto No, che... non è Ecco, successo. ci sono anch'io, È viva, auguri a tutti, auguri! Ecco, ritornata. sai perché? Quando ho visto da Sonio ci sono rimasto male, io sono scappato e Ma non sono sapevi che arrivata. almeno Babbo Natale ancora un po' in asilo? No, no, sono scappato da là perché mi hanno fatto intermato. Ecco, adesso volevo farvi vedere il regalo. Scusate, ma fargli il regalo che ha fatto la meba, cioè Luisa, al tacco, che è tutta, qua voglio però il copyright, perché somiglia tutto a me. Eh sì, è vero, ha fatto un bel regalo, siccome che tanti hanno chiesto cosa ha fatto Luisa a me, allora, a parte l'unicorno che avete visto, che non lo metterò più, sì, ma non lo metto più in video perché... Al lavoro c'è stato un amico che voleva farmi la battutina e gli ho detto se ti osi farmi una battutina io ti disintegro subito sul posto del lavoro, infatti non l'ha più fatta. L'ho minacciato leggermente, quindi siccome che mi guardano anche i miei colleghi di lavoro Io ho allora... trovato la versione estiva. Hai trovato la versione estiva? Cosa? Ah, ha detto che forse è meglio che vada anch'io dal Babbo Natale, ma...
faccio il folletto che è meglio. Allora, questo è un pigiama, o tuta, vero? Un pigiama tuta, che mi ha regalato Luisa, e vedete con tutte le renne. Adesso ve lo faccio vedere. Se apriamo, va bene, apriamo. Aiuti, sì, è carino, vediamo. Oh, perché giustamente. Sì, è da lavare perché si sente che è pieno di colla, eh. Ah, queste sono bellissimo. Ora, queste sono le braghe. Tutto fatto con albi Natale, i dolci, cos'è quella? Il bastoncino di zucchero colorato e le teste di Yuki. Vedete se si vedono le teste di Yuki. Questo è blu, bellissimo. Ma il bello è bellissimo questo qua, ragazzi. Cioè. Ed è dell'Avon praticamente. Quindi ringrazio Gianmaria perché lui fa anche rappresentante Avon. Vediamo. Ecco. Ta-ta! Bellissima. Ma io sono più bello! Lo so che sei più bello te, dai! Pigiami servono sempre, sì. Sì. Dai, assomiglia a Yuki. Sì, ma è quello dell'unicorno è più pesante, questo è proprio leggero, Sì. Bellissimo, sì, è bello largo, vero, l'hai preso? Sì, dovrebbe esserti là, dovrebbe esserti larghino. Mi sembra, sì, vabbè, ecco, questo è Yuki. Madonna, porti neanche una 48. Vabbè, sai che mi piacciono le cose larghe. Va bene, dovevi stare col pigiama, Ok, grazie. abbiamo visto l'assurda, no, bellissima spesa. Ma però non mi somiglia per niente. Ok, vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo quando i video di Luisa vi farà quel con le spese. Lui sono dietro, cattivo, cattivo, cattivo. Va bene? Ciao a tutti. Oh, ecco, quindi Yuki è andata via. Come vi ho promesso, ogni tanto farò vedere anche Yuki perché ci sono i miei piccoli fans che la vogliono vedere. Quindi poi basta. Adesso vediamo la spesa. Ho fatto pochissimo perché alla fine non avevo tanta roba, quindi. D'altro mi hanno dato un sacco di cesti. Cioè, cesti, panettoni, infatti a casa volevano darmi le stelline ripiene di crema, ho detto no, guardi, sono pieno di panettoni, non vale neanche la pena, insomma, ho detto. Allora, andiamo avanti così. Allora, ho preso latte che stavamo stando senza, stranamente, ora 8 pacchetti di latte sono 69 centesimi, latte. Con la besciamella ne ho usate 5. Con la besciamella ne ho usate 5 litri, ha fatto un tipo i quelli delle streghe, come si chiamano, i paioli giganti con 5 litri di besciamella bestiale, ma è venuta fuori bene, eh. Infatti, anzi, non ve l'ho detto questo, Mini ha festeggiato anche lei Natale alla grande, gli ho dato una porzione enorme di tagliatelle alla carne, no, tagliatelle, Tagliatelle, non scusate, sono tagliatelle, non sono sono. lasagne. Lasagne, sì, perché da mie parti le chiamavo pasticcio e mia mamma ha sempre chiamato il pasticcio, quindi tagliatella alla carne, sempre. Lasagne! Lasagna alla carne e il Mini si è buttata alla grande come se non ci fosse un domani. Quindi è stata contenta di aver fatto festeggiare, poverina, perché è giusto che anche lei a Natale festeggi con noi, insomma. Poi ho preso la gassosa, viene 1,5 litri, 35 centesimi. Ho preso una punta di grana perché è andata via tra il ripieno che ha fatto Luisa per il pollo, è andata via un chilo di grana, quasi un chilo di grana Eh sì, praticamente. perché per fare il ripieno devi Ripieno. mettere in ugual misura il pan grattato. Pangrattato, grana e cos'era quei dolcetti? Allora, io uso la ricetta di mia nonna e ci va dentro praticamente in ugual misura pan grattato e il grana. Poi si fa il burro fuso con aglio e prezzemolo, si mettono dentro amaretti, quello va in base ai Amaretti, gusti. sì. Contate che io ne ho messo una scatola, dopo ci va dentro l'ariosto e si regola di sale, si finché deve uscire un bel impasto le uova. Sì. Io vado ad occhio ormai, quindi io ho messo mi sembra Sì, quando vedete la 3 consistenza giusta, uova. E basta. si fa il brodo, e E si si fa del fa. brodo a parte, si aggiunge
del brodo, che è quello che aiuta insieme all'uovo a... Sì, perché oltre è fatto di pieno per il polo, per... Non si usa fare le mariconde, che non sono serpenti mariconde, no, sono praticamente delle palline fatte con il ripieno. Nella tradizione andrebbero fatte a cucchiaio. E si fanno nel brodo, perché comunque invece io sono partito a farina giusta, la posso dare, sì, enorme. No, questa sì, la comica, perché da noi si usa fare la tradizione del fare il bollito a Natale, e dopo con il brodo si fanno queste palline piccole di ripieno. Piccole. Lui mi dice quello di quello che ha avanzato, faccio il mericondo, ha detto va bene, mi dice va bene questa misura, gli dico sì, alla fine sono riusciti a canederli, ce ne ha fatte 2-3, poi li ha aumentati, praticamente abbiamo le scatole che partono dalla misura piccola, perché abbiamo un po' più canedra di grandezza, perché si era stancato. Si era stancato e li ho fatti più grossi. E quindi li ho messi sul gelare, quando ho bisogno, col brodo di carne, o qualche, come volete voi, di dado, come volete, li metti dentro. Non devono essere cotto, perché sennò che ripieno è già pronto. Sì. Il brodo si è caldo, li mettete dentro, che si scaldino. Sì, si scaldino 4-5 minuti neanche. Si scaldano in acqua, diventa tipo, il brodo diventa tipo cremoso e rimane praticamente la pallina. Rimane la pallina e vi garantisco che sono buoni così. Allora, infatti è andato via parecchia roba, poi anche il mio babà a Natale ha fatto furore, perché anche con i bambini, oh, ragazzi, vi garantisco che non dovete dare i dolci ai bambini, perché quando ho cominciato dal primo cucchiaio ho visto il braccino del bambino, ha cominciato a fare così, oddio, ho detto questo si sta caricando. Sì, ma il dolce dei bambini fa come carica esplosiva, quindi è pericoloso da dare a dosi giuste, mi raccomando, perché dopo non stanno più fermi e partono, e ho visto il braccino fare così, ho detto addio, questo si sta caricando, tipo Duracell, le pile Duracell. Allora no, il babà di Natale è andato bellissimo, il mio babà, perché l'ha mangiato tutti, sono andato tutti i grei, continuano a dire ma l'hai fatto con la... con il pan di Spagna? No, non ho fatto il pan di Spagna, l'ho fatto io il dolce, eccetera eccetera eccetera. Insomma, non ci credevano, perché sono restrisso bimbi, no, allora come ero io all'inizio, ma poi mi sono ricreduto. Allora il grana viene 7,99 kg, ho pagato 3,43. Poi l'aglio ci serve sempre, che è andato via parecchio anche questo, 99 centesimi viene queste tre teste, l'aglio è caro. E uova, 10 uova, 1,49 dell'H bianca, ecco, sì. Poi ho preso il vino, 1,99 questo frizzantino buonissimo bianco. Poi il finocchio, ho preso un po' di finocchi che erano in offerta, 99 centesimi di finocchi, e più il cavolfiore, questo non veniva, 1,25 per fare la vellutata col bimbi. E ho già visto che hanno già messo fuori gli avvisi che dal 1° gennaio i sacchettini si pagheranno biologici, va bene, anche lì 2 centesimi all'uno. Poi il burro, ho preso due panetti burro da 250, viene 1,85 sempre da Maga Paradiso. Poi ho preso le cipolle, un chilo di cipolle viene 79 centesimi, perché noi senza cipolle e aglio non ci stiamo. E due confezioni cubetti di pancetta affumicata, perché ci facciamo il brodo di fagioli, col bimbi, pasta fagioli col bimbi. Ebbene, scusate. Viene 0,69, perché sono anche orbano, 0,89, ok, e basta, mi sembra. E ho preso 15 pezzi di tartarughe, vengono 35 centesimi all'uno. Mi sembra aver detto tutto, il video è durato anche troppo, quindi vi rifaccio i nostri migliori auguri di buon anno, così finalmente le feste se ne andranno, che siamo stufi a mangiare, giusto Luisa? Quindi auguri a tutti, da parte mia, di Luisa e di Yuki, vi faccio di nuovo i migliori auguri di buon anno, bellissime serie di qualsiasi età, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti quanti!